Buongiorno a tutti, lunedì della prima settimana di Quaresima. La liturgia di oggi ci offre un brano del Vangelo di Matteo. Siamo nel capitolo 25, versetti da 31 a 46. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli, egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: «Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi». Allora i giusti gli risponderanno: «Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?» E il re risponderà loro: «In verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». Poi il racconto prosegue con coloro che questi gesti non li hanno compiuti, ma vogliamo concentrarci proprio su questa scena che ci permette di intuire una cosa, che non c'è gesto buono che il Signore non ascriva a sé, perché Gesù ha scelto di vivere profondamente unito a tutti gli uomini e nella sua grandezza ha scelto questa via molto piccola, quello di permetterci di compiere un servizio a Lui, che è colui che dà la vita, che è il Signore dei Signori, che ci dà tutto nella larghezza dell'amore del Padre, mettendosi nella condizione di povero e bisognoso attraverso la carne dei nostri fratelli e sorelle, attraverso la nostra umanità, che diventa il luogo dove possiamo servire Dio realmente, non solo idealmente, ma proprio dentro a questa concretezza, dentro a questa umanità ferita, bisognosa, affamata, assetata, che desidera la giustizia. Ecco, lì dentro possiamo amare il Signore Gesù, anche se non ce ne rendiamo conto, anche laddove non siamo pienamente consapevoli che lì c'è il Signore Gesù, anche se c'è, ma sceglie proprio di raggiungerci in questo modo, di permettere a noi di ricambiare all'amore che abbiamo ricevuto attraverso questo, attraverso questa semplicità del servizio a coloro che abbiamo vicino. Ecco, da questo brano nascono le opere di misericordia corporali, cioè quelle opere che soccorrono in aiuto, soccorrono chi è nella necessità, ma anche che ci permettono di ricordare che di fondo, se entriamo in una logica di misericordia, siamo nella misericordia del Padre. Questo ci dà la speranza e la fiducia.